Buon pomeriggio da dimensioneitalia.net. La radio della musica e dell'informazione. Un pomeriggio, l'ultimo pomeriggio del film, dove ci sono artisti che vanno e artisti che vengono. Tra l'altro, per voi di amici di Dimensione Italia che ci state ascoltando in diretta, non è che la festa finisca qui. No, arriviamo, ci siamo. Non è che la festa finisca qui. Stasera, a partire dalle 20, comincia la festa vera, cioè l'esibizione live degli artisti. Ci sono i New Trolls, ci sono molti altri, insomma. C'è chi si esibirà, ma c'è chi si è esibito. Guarda, facevo questo... Parlavo proprio di te, non ti ho nominata, ma dicevo poc'anzi che forse una delle poche picche delle fiere in generale è che davanti, ed è una considerazione che facevamo col collega Claudio Gambaro, che purtroppo davanti ai palchi transita gente ma difficilmente poi si ferma. Noi siamo stati rapiti, lo dico davvero, adesso senza marchettoni, senza, in piena libertà, dalla voce di questa ragazza che ci deliziava con una voce meravigliosa, eh? Lei tra l'altro si preoccupava dell'audio, ma ti assicuro che era tutto perfetto. Signori, Roberta Di Lorenzo a dimensioneitalia.net. No, mi preoccupavo dell'audio perché mi sentivo pochissimo. No, perché, anche perché stavo parlando io, sì, ok. Ma dell'audio di adesso, no? Pensavo dell'audio del palco. Il palco sento, era perfetto. Qua mi sento benissimo. Perfetto, senti bene? Perfetto. Mi sento bene. Allora, Roberta Di Lorenzo che ha un disco fuori, abbiamo detto, sì. Per la Display Music. Sì, etichetta, esatto. Indipendente, giusto? Etichetta indipendente. Ok. Uscirà il 19 maggio, quindi mm-hmm. Sono in piena promozione. Adesso il 23 sarò a Torino, quindi gioco in casa. Il 24 sono a Milano. Uh-huh. E da lì poi una serie di date che riempiranno il calendario estivo. Ecco, adesso mi sento anche meglio, mi avete alzato, sì. Oppure mi sono avvicinata. E quindi si suona, sono molto felice dopo 3 anni di silenzio, perché il mio lavoro risale al 2012 e uh-huh. Abbiamo ripreso. Quindi parliamo un po' dei tuoi esordi allora, delle tue radici musicali. Le mie radici musicali sono di diversa natura, perché io parto in realtà dal canto a cappella, sono stata componente di un gruppo vocale per anni. Uh-huh. E poi ho lasciato scrivendo comunque le mie canzoni da sempre. Poi ho incontrato Eugenio Finardi ed è stato il mio primo produttore artistico nel 2008, quindi abbiamo realizzato un album insieme e da lì non ci siamo più fermati. 2012 un altro lavoro e poi, come tutti i matrimoni, ci siamo separati artisticamente. E adesso questo lavoro è totalmente indipendente. Penso che se uno come Finardi, che di musica un po' ne capisce, insomma, ha creduto in te, insomma, poi abbiamo avuto la testimonianza. Allora, c'è il disco fuori, abbiamo detto, per la Display Music. Il disco si chiama? Adesso guardami, Roberta Di Lorenzo. Quindi un bel po' di anni di carriera ormai sulle spalle. Spero che ne arrivino altri. Ne arriveranno sicuramente altri. Comunque, sì, è un continuo crescere, è un continuo andare avanti. Una pugliese trapiantata a Torino, giusto? Sì, io sono pugliese molisana, ho tutti i genitori e parenti pugliesi, poi uh-huh. Si sono trasferiti in Molise, quindi ho qualcosa delle radici molisane, però vivo a Torino da 12 anni, viaggiando non molto, però comunque la mia casa è là. E la tua formazione quindi avviene a Torino, giusto? La mia formazione si è verificata anche a Firenze, ho vissuto uh-huh. A Firenze un paio d'anni e lì ho studiato canto lirico, approccio alla chitarra e il pianoforte c'è sempre stato invece, da bambina, quindi già da casa ho iniziato molto presto. Ok, tu che sei un po' una girovaga della musica, la città migliore, diciamo tra virgolette, migliore per formarsi artisticamente in Italia, quale potrebbe essere? In Italia? Uh-huh. Genova. Bella battuta questa. Beh, no, vabbè, comunque, no, sì. Ricordiamo grandi musicisti sì, genovesi, nel passato, c'è la scuola sì. Genovese. Però nel frattempo è successo qualcosa. Sicuramente sì, e le teste sono cambiate, insomma, vabbè. Hai ragione. Buon pomeriggio da dimensioneitalia.net. La radio della musica e dell'informazione. Sei distante, non vuoi guardare le luci dell'alba e lo specchio dei pini che cantano al vento. Oh,
così abbiamo avuto l'opportunità di conoscere Roberta Di Lorenzo in questo suo disco intitolato Adesso Guardami, un male d'amore, il singolo che abbiamo ascoltato questa sera al film in diretta da Genova.